Ma è facile acquisire un'infezione sessualmente trasmessa? È una domanda che spesso ci viene posta. Quali sono i comportamenti che dobbiamo mettere in atto per non prenderci una malattia sessualmente trasmessa, una malattia che si prende attraverso i rapporti sessuali? Ci sono delle distinzioni da fare. Non tutte le infezioni sessualmente trasmesse hanno la stessa capacità di infettare un individuo. Se consideriamo per esempio l'HIV, che è una delle più conosciute, il rischio di infezione da un soggetto HIV positivo durante un rapporto sessuale è inferiore rispetto a quello di trasmettere per esempio la sifilide con lo stesso rapporto e ancora meno rispetto alla gonorrea. Quindi il tipo di agente eziologico determina il rischio di infezione. Ma in ogni caso, come si fa a non acquisire un'infezione sessualmente trasmessa? L'Organizzazione Mondiale della Sanità fece un bellissimo poster molti anni fa per l'ABC del comportamento sessuale. E l'ABC del comportamento sessuale era A per abstain, astieniti, è ovvio, B stava per be faithful, sii fedele, e anche questo è abbastanza ovvio. E C, ed è molto importante, stava per use condom. Se un giovane soggetto viene al nostro centro e ci chiede dei consigli, noi tutto sommato cerchiamo di dirgli di applicare l'ABC, anzi forse più la B e la C, e forse più di tutti la C, che è la cosa più semplice da fare. Sicuramente limitare il numero dei partner, e soprattutto il numero dei partner non noti, è importante, e quindi questi sono i consigli da dare.